Su Radio ISAB c'è Infermieri in Rete, un programma a cura dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara. Abbiamo un ospite, cara Benedetta, ti presento, sì. Lorenzo Guslandi. Ciao Lorenzo! Ciao a tutti! Ciao Lorenzo! Ciao, come stai? Tutto bene, ed è bellissimo essere qui con voi finalmente. Assolutamente sì, il piacere è veramente tutto nostro. Allora, con te andremo a parlare di un qualcosa di bellissimo, importante e come dire Benedetta, qualcosa che sprona sempre di più a fare meglio, sì, perché è un po' il tuo motto, ho capito questo. Sì, esatto. Vi dico che sono un ragazzo diabetico e sono uno sportivo, e quindi diciamo che tutta la mia vita si è basata sul cercare di essere la miglior versione di me stesso nello sport e nella vita. Ti ringraziamo intanto per la tua partecipazione, perché appunto la tua è una storia, devo dire, di grande coraggio. Peraltro sei giovanissimo, ti do del tu, infatti sei del 1997, ci portiamo 2 anni, sono del 95 e del 94, e sei nato a Monza. Ci vuoi raccontare, ecco, come, quando è arrivata la diagnosi, o meglio le due diagnosi, perché a 3 anni ti è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 e l'anno successivo la celiachia? Esatto, allora era il 21 maggio del 2001 quando sono stato diagnosticato diabetico di tipo 1, e l'anno successivo sono diventato anche celiaco, anche se probabilmente celiaco ero quasi dalla nascita, perché fin da subito iniziavo a stare un pochettino male, avvertivo qualche malessere nel momento in cui abbiamo introdotto nella dieta il glutine, però poi l'abbiamo capito più tardi che era effettivamente la celiachia. E questo mi accompagna per tutta la mia vita, e infatti per me è normale essere diabetico, è normale essere celiaco e dover gestire quotidianamente queste difficoltà, che per la verità non vorrei chiamare difficoltà, perché sono delle opportunità per capir meglio il proprio corpo e cercare di migliorarsi di volta in volta. È un modo per dover essere monitorato per forza di cose, e quindi non vorrei dire oddio poverino è diabetico o celiaco, ma ok, sono diabetico e celiaco e troviamo una soluzione e cerchiamo di vivere al meglio le giornate. Certo, tra l'altro hai fatto praticamente di questa esperienza, l'hai trasformata in un libro, perché hai pubblicato un libro che si chiama Speciale Normalità, come diabete e celiachia hanno fatto di me un campione, proprio perché tu hai parlato, ce lo stai anche raccontando, che per te è come se fossi nato così, cioè non sai cosa significa quello che potrebbe definirsi normalità, ma per te la normalità è vivere e convivere con queste due patologie. Ecco, io ti chiedo come le gestisci, perché comunque eri piccolissimo, quindi che cosa ha significato per un bambino piccolissimo già iniziare ad entrare in contatto con due patologie? Esattamente, ho voluto scrivere la mia storia all'interno di un libro per poterla raccontare e poter anche aiutare le persone che come me soffrono di diabete e di celiachia, e spiegare cosa vuol dire, cercare di sensibilizzare anche le altre persone a questi tipi di malattie e dimostrare che nulla è impossibile, bisogna semplicemente trovare un modo per affrontarlo. E devo dire che fortunatamente la diagnosi è venuta quando ero piccolo, quindi per me, come hai detto tu, è normale certo, essere in queste condizioni, e quindi gestisco la mia vita in questo modo. E quello che è stato, insomma, diciamo, l'aspetto un po' più difficile è quando ero piccolo, era difficile capire effettivamente come dovessi gestirmi. Certo. E per questo una figura fondamentale è stata mia mamma, perché mi ha seguito, certo, mi ha spiegato come gestire, come gestirmi durante questi anni, e altra parte fondamentale sono stati i medici che mi hanno aiutato, mi hanno dato tutto il supporto durante la mia crescita, fino adesso ad arrivare a gestire in piena autonomia tutto quello che necessita. Quindi diciamo che all'inizio non è stato così tanto semplice, soprattutto dovevo essere continuamente monitorato. Certo. Io non avvertivo questa cosa, mi sentivo un bambino normale, che voleva semplicemente divertirsi con i propri compagni. Però certo, necessitavo di un continuo monitoraggio, certo, affinché tutto andasse bene. Certo. E all'interno di questa mia crescita, poi una parte fondamentale è stata anche mia sorella,
che è più piccola di me di 6 anni, mm-hmm. e quando poi è nata abbiamo subito stretto un bellissimo rapporto che tuttora va avanti, mm-hmm. e con lei condivido la celiachia, quindi poi quando viaggiamo per motivi di gare, per via del pattinaggio, mi trovo non solo da solo, ma ci troviamo insieme a dover affrontare il problema della celiachia. Poi ovviamente lei sa, è normale la parte anche del diabete, quindi ci si diverte così. Certo. Lorenzo, lo stai dicendo tu, hai avuto grande supporto ovviamente da parte della famiglia, ma tra poco ci racconterai anche della tua passione, che è quella dello sport, del pattinaggio. Proprio così, ci ascoltiamo una canzone. Mi raccomando, Lorenzo, non andare via, perché poi torniamo con te sempre in diretta qui su Radio Visa. Diretta su Radio Visa con Luca Benedetta e il nostro ospite di oggi, ovvero Lorenzo Guslandi. Allora Lorenzo, vado subito a farti una domanda. Io sono uno sportivo, sono un arbitro di calcio, diciamo semiprofessionista, perché sono in Serie C. Bene, ti voglio chiedere una cosa. Tu hai, diciamo, queste due patologie, diabete e celiachia, ma a 6 anni ti sei appassionato di uno sport in particolare. Allora, raccontaci di più su questo sport, anche perché so che attualmente detieni 4 titoli mondiali, 9 europei e 30 italiani. Esattamente. Lo sport si chiama inline freestyle, pattinaggio inline freestyle, e me ne sono innamorato quando avevo 6 anni, tra 6 e 7 anni, grazie al mio vicino di casa. È stato un po' per caso, anche lui è un po' più grande di me e ha deciso di frequentare un corso di pattinaggio del quartiere, e così mi affascinava. Passavamo l'estate insieme e vedevo che lui sfrecciava su questi pattini rossi fiammanti e volevo farlo anch'io, e così ci ho provato, era un disastro. E così ho iniziato anch'io a prendere parte al corso, ma immancabilmente arrivavo ultimo durante i percorsi, perché in curva mi fermavo a salutare chi conoscevo, i miei familiari, i miei amici, e poi arrivavo ultimo. E quindi questo è stato un pochettino all'inizio un po' ridicolo della mia carriera, però man mano mi sono sempre di più appassionato, e lo sport ha ricoperto una parte sempre più importante all'interno della mia vita. Infatti, in quanto atleta diabetico, lo sport mi ha sempre aiutato ad avere una gestione della glicemia molto più elastica. In una giornata dove magari si sta più fermi per via dello studio, del lavoro, oppure della pioggia, o semplicemente anche più freddo, la glicemia è più difficile da gestire. Mentre invece, quando si vive una giornata all'aperto, col sole, con tanto movimento, tutto è più semplice. E quindi lo sport, proprio lo sport, ha giocato un ruolo fondamentale all'interno della mia vita. E grazie all'amore che tutto ho avuto e tuttora ho per il pattinaggio, questo si è incrementato e mi ha portato ad avere sempre più successi, sempre più allenamenti, iniziare a viaggiare per il mondo grazie proprio al pattinaggio. E infatti, come menzionato, ho vinto 4 titoli mondiali di coppia, perché questa specialità si può fare sia in coppia che in singolo. Ho vinto 4 titoli come vice campione del mondo in singolo, detengo il primo posto del ranking mondiale come singolo, e poi ho vinto 9 titoli europei e 30 titoli italiani. E questa disciplina si basa su un'armonia certo. sui pattini in linea all'interno dei coni. Principalmente si vanno a creare coreografie tecniche ed artistiche mentre si slaloma. Si slalomano dei piccoli conetti più o meno alti così, Lorenzo. Finisci. Prende questa disciplina e mi ha dato l'opportunità di esprimermi. La cosa più bella di questa disciplina, nonostante sia comunque un po' non così popolare come il calcio, ad esempio, quindi non sulla bocca di tutti, però è affascinante proprio per l'opportunità che dà ad ognuno di noi di esprimere ciò che sentiamo dentro e trasmetterlo attraverso i pattini. Bellissimo, noi ti facciamo ovviamente i nostri complimenti e in bocca al lupo anche per questo libro, che ricordiamo il titolo è Speciale Normalità, come diabete e celiachia hanno fatto di me un campione, che potete già preordinare online. È giusto? Esattamente. Sì. Aspettavamo una tua risposta. Adesso il libro è prenotabile già online. Sì. E spero presto che tutti lo possano ricevere, perché non vedo l'ora di poter condividere con tutti la mia storia e la mia quotidianità. Grazie mille Lorenzo. Per essere stato ai nostri microfoni, quelli di Radio Visa. Ti facciamo un in bocca al lupo anche per la tua carriera sportiva.
Su Radio ISAB c'è Infermieri in Rete, un programma a cura dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pescara.